Amici di Onda Libera TV, siamo a Piobbico. E sta per iniziare lo spettacolo curato dal professor Segre e da Roversi, due personaggi su cui è inutile fare presentazioni perché sono conosciutissimi. Oggetto dello spettacolo, cioè lo spettacolo si intitola Waterfront, per cui immagino che oggetto sia l'acqua, l'uso dell'acqua, l'abuso dell'acqua e il corretto uso dell'acqua, immagino. Ecco, ma allora, più che uno spettacolo è un dialogo tra me e il professor Andrea Segre, che si occupa da sempre di problemi relativi all'ecologia, allo spreco, all'agricoltura, essendo preside della facoltà o ex facoltà di agraria dell'Università di Bologna. E io sottopongo il professor Segre una serie di domande. Sono domande verbali in alcuni casi, in altri casi sono dei filmati che documentano alcune mie esperienze da turista maturate in giro per il mondo e che hanno appunto attinenza con il grande tema dell'acqua, che è un tema di assoluta attualità legato all'equilibrio non solo ecologico ma anche politico, economico del pianeta, e sono semplicemente convinto che l'opinione pubblica, per essere informata, per essere critica, per poter intervenire anche nei confronti di chi ci amministra su alcuni temi, deve essere minimamente informata. Allora stasera cercheremo di raccontare alcune cose, non credo banali, perché appunto il professore ha una serie di indicazioni da dare e di momenti di divulgazione da promuovere su un tema delicatissimo come quello dell'acqua. Il pubblico non assisterà a uno spettacolo, ma si spera a una chiacchiera interessante. Professor Segre, ci può fare qualche piccola anticipazione di quello che poi sentiremo durante la conversazione? Non so se posso farla, sono segreti di Stato, poi non vorrei che il microfono fosse aperto adesso e tutti sentono, poi cosa andiamo a dire? Ma no, noi siamo acqua, e Waterfront è un titolo che già fa capire un po' il programma, cioè dobbiamo abbattere questo fronte, ce ne sono tanti per dire la verità, siamo abituati a guardare l'acqua di fronte per esempio, invece proprio siamo fatti d'acqua noi, così come il pianeta, ed è una risorsa naturale limitata, anche se rinnovabile, e vuol dire che forse dobbiamo tenerne più conto, è un bisogno fondamentale per la nostra vita ma anche un diritto, e noi vorremmo che in realtà questo diritto fosse per tutti, perché la guerra in futuro non si farà più per il petrolio, che è una risorsa peraltro non rinnovabile, ma per l'acqua. E fra l'altro diremo una cosa che non si sa, anche se la proviamo tutti: l'acqua non si beve ma si mangia, perché l'acqua è nel cibo, e quindi forse dobbiamo tenere conto che anche il problema della fame, saremo quanti nel 2050? Saremo 9 miliardi, beh, tutti questi 9 miliardi dovranno mangiare ma soprattutto bere. Grazie per questa preziosissima testimonianza e in bocca al lupo per la serata, e di nuovo un ringraziamento. Grazie mille, ciao. Amici di Onda Libera, un saluto.